Temptation Island Deep Sea è conclusa con un'ecatombe. Nell'ultima puntata si sono dette addio tre coppie su tre, Patrick e Valeria, Sossio e Ursula e Andrea e Alessandra. Ma non è proprio finita qui. A Uomini e Donne è stata registrata una puntata speciale dedicata a Temptation, alla quale parteciperà anche Simona Ventura. Le coppie, a un mese di distanza dall'uscita dal villaggio sardo, tornano in studio per gli aggiornamenti. Lo speciale andrà in onda giovedì 11 ottobre alle 14:45, ma ecco qualche anticipazione. Premessa: non ci saranno Fabio Esposito e Marcella Esposito, che lasciarono insieme lo show già alla prima puntata. E grandi assenti anche Lulu Faraddati e Giordano Mazzocchi, tra l'altro ex protagonisti di Uomini e Donne, anche loro usciti da Temptation insieme. Non si conosce il motivo per cui non hanno partecipato alla puntata speciale. Magari Maria De Filippi dedicherà a loro un altro appuntamento, chissà. Punto fila tutto liscio tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, che sono stati ospiti di Silvia Toffanin nell'ultima puntata di Verissimo. La coppia è uscita da Temptation più unita e innamorata di prima. Non è cambiato nulla, invece, tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri. Il falò di confronto ha segnato la rottura, non sono tornati insieme e sono entrati in studio separatamente. E con la Marini, sorpresona, è apparso anche Ivan González, il singolo con cui ha stretto un rapporto molto ravvicinato al villaggio. Punto veniamo così ai confronti più accesi, quelli di Sossio e Ursula, altri ex protagonisti di Uomini e Donne, e Andrea e Alessandra. Sono Aruta e la Bernardo i primi a confrontarsi. Si sono detti addio al falò. Ursula, che non ha digerito l'intimità tra Sossio e la single Sara Melucci, dice di averlo rivisto. Addirittura, avrebbe pensato di tornare con lui, nonostante tutto. Ma poi è tornata subito sui suoi passi, quando ha ricevuto lo screenshot di una cat, che ha provato come Sossio abbia corteggiato una ragazza molto più giovane di lui. Che, ovviamente, è stato molto criticato in studio. Punto e Andrea e Alessandra. C'è un colpo di scena. Non sono tornati insieme, ma lui ha ammesso di volere ancora bene alla sua ex. In studio è entrato anche Andrea Cerioli, il tentatore che ha flirtato molto con Alessandra, tanto da aver causato la rottura dal fidanzato. Ricordate la famosa palpatina al lato B di lei, immortalata dalle telecamere? Ecco,
se lei sostiene di essersi sottratta, Cerioli dice il contrario. Il colpo di scena finale. Alessandra è molto indecisa sui suoi sentimenti e al momento starebbe sentendosi ozenga che il tentatore Cerioli. Come andrà a finire